bisogna anche recuperare. Invece il giorno dopo c'era la cronometro a Milano e la cronometro sono riuscito a vincere anche, nonostante la foratura negli ultimi chilometri. Ecco, e lì ho capito che si poteva puntare anche alla vittoria del Giro, perché hai visto che io potevo sperare sul cronometro, insomma, su quella lì e su quell'altra che poi sarebbe stata l'ultima, se riuscivo a mantenere una certa vicinanza con gli scalatori nella classifica. Il cronometro dalla Certosa di Pavia a Milano, Moser incrementa il suo vantaggio in classifica vincendo la frazione nonostante una foratura che lo costringe ad abbandonare le ruote lenticolari. La maglia rossa supera di 53 secondi Visentini, ecco l'arrivo del Trentino in via Arona, proprio davanti al velodromo Vigorelli. Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade.